Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Parola del Signore. Maria, madre dolorosa, si presenta davanti ai nostri occhi questa mattina, è la madre dell'umanità, una madre trafitta dal dolore, per tanti figli perduti, non tanto perduti nel corpo, quanto perduti nello spirito. Una madre dolorosa perché vede che quel suo figlio, venuto per la salvezza di molti, non è la salvezza di tutti. Egli è posto in Israele, che Simeone pronunci prima la rovina e poi la resurrezione di molti. Segna che la rovina è grande. Gesù, segno di contraddizione, posto al centro, e chi lo accetta risorge, chi non accetta è rovinato. Ed è qui, nel mistero della croce, che vengono svelati i pensieri dei cuori. Tutte parole misteriose, la cui profondità soltanto lo Spirito Santo conosce, quello Spirito che ha messo queste parole sulla bocca di Simeone. Cristo discrimina i buoni dai cattivi, Cristo discrimina i salvati dai non salvati. Chi lo accetta è salvato, chi non lo accetta è dannato. È una cruda verità, ma che dobbiamo accettare, perché è verità rivelata. Noi ci schieriamo dalla parte di coloro che credono in Cristo. Siamo con Maria ai piedi della croce per supplicare che il sangue di Cristo scenda su di noi e scende su di tutti, perché il Padre del Cielo ha mandato suo figlio per la salvezza di tutti, per la salvezza del mondo, come lui stesso dice, che il Padre
ha mandato il Figlio non perché il mondo si danni, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Però l'uomo è libero di accettare Cristo, libero di rifiutare Cristo. Quelli che lo hanno accettato hanno avuto il potere di diventare figli di Dio. E sono quelli i quali non da carne, non da sangue, ma da Dio sono stati generati, perché il Verbo si è fatto carne. E chi crede nel Verbo fatto carne è innestato in Lui e diventa in Lui l'uomo nuovo, la nuova umanità. Questo è un dato di fede. Ed è in questo dato di fede che noi vogliamo così fermarci un momento su quanto è avvenuto in questi giorni. Vogliamo leggere, se è possibile, nel libro di Dio. Non vogliamo dare un giudizio sugli eventi, sugli uomini, su quello che è successo. Dio ha anche dato qualche parola per interpretare quello che è avvenuto. Ma non vogliamo fermarci su questa parola che il Signore ha dato, perché il giudizio di Dio è tremendo. Il giudizio di Dio travalica la storia. Il giudizio di Dio non lo sa nessun uomo che mai è penetrato nel pensiero di Dio o è stato suo consigliere. Noi possiamo soltanto dagli eventi così arguire quale può essere il giudizio di Dio sulla superbia umana, sulla cattiveria umana e su quello che di negativo c'è in questa terra, sull'opera soprattutto del maligno che Cristo, come dice Lui stesso, è venuto a distruggere. Davanti a Dio non è la potenza che conta, non è il denaro che conta, non è la grandezza che conta. Queste cose sono cose inutili, futili davanti a Dio, perché passano, come passa il mondo. Ci sono altri valori davanti a Dio, valori che noi dobbiamo apprezzare più del denaro e della povertà, più del successo e dell'umiltà, più della potenza e del servizio. Quando vengono in collisione i valori mondani con i valori cristiani, se noi abbiamo una mentalità cristiana, possiamo cominciare a leggere il libro di Dio. Ma se non abbiamo una mentalità cristiana, come dice il profeta Isaia, il libro di Dio resta chiuso. O se è aperto, non sapendo leggere i caratteri, per noi è illegibile. Soltanto chi conosce la scrittura di Dio, soltanto chi sa leggere nel libro che ha in mano l'agnello, legato con i 7 sigilli, soltanto chi ascolta, colui che soltanto può leggere quel libro, può comprendere qualche cosa del mistero di Dio nel governo di questo mondo. Ma vogliamo toccare un punto di questo, di quanto è avvenuto, e che può anche disorientare. E il punto che voglio toccare è come la fede. Vedremo che fede è. La fede in Allah
possa generare eroi, come mai gli uomini disprezzano così la propria vita e la donano? Spinti da un ideale. Noi ricordiamo in paragone i nostri primi cristiani, i quali davano la vita per un ideale, Cristo. Pensiamo ai grandi martiri, Ignazio d'Antiochia, che chiede che i leoni lo sbranino. Pensiamo a Perpetua, che chiede che il bufalo la scorni perché possa essere resa Cristo. Pensiamo a Stefano, che in visione davanti al Signore. Pensiamo a Lorenzo, che invita il carnefice a voltolarlo nella creticola perché presto la sua anima possa essere resa a Dio. Non ho timore della morte, dicono i martiri. Cristo vale più della mia vita. Offrono la vita per Cristo. Il confronto è un confronto a cui noi pensiamo guardando a questi kamikaze o ascoltando il capo che ha detto: io sono contento di offrirmi martire per Allah. Sono contento se mi ammazzano per Allah. Che cosa c'è di vero? Che cosa c'è di falso? Le apparenze non devono ingannarci. Ed è qui che io, così, ecco dalla verità del Signore, voglio dire una parola. Le apparenze possono ingannare e noi possiamo essere portati fuori strada ammirando questi uomini che danno la vita, ammirando quest'uomo indiziato che dice di essere contento di offrire la sua vita ad Allah e di morire martire. Qui c'è l'opera del maligno, c'è una fede fasulla, come diversa la fede di Cristo da questa fede. C'è una lotta tra il bene e il male, c'è una lotta tra il mistero dell'iniquità e il mistero della salvezza, e anche gli eletti possono essere tratti in inganno. Diceva Gesù: verrà tempo quando coloro che vi uccideranno, vi sbraneranno, vi metteranno al bando, vi macelleranno, crederanno di rendere onore a Dio. E il tempo è questo. Uomini i quali credono di rendere onore a Dio sfracellando i propri fratelli, uccidendo i propri fratelli, crederanno di rendere onore a Dio. Gesù lo aveva visto e lo aveva protetto. Ma non lasciatevi ingannare, diceva Gesù. E allora ecco le piste che noi segniamo per non entrare in inganno anche noi. La fede è un dono di Dio, scende dall'alto, ed è Dio amore che dà questa fede. La fede scende dall'alto e scende da Dio verità. La fede scende dall'alto da Dio che è la vita. Non dobbiamo perdere di vista questi tre grandi valori. Lo diceva Gesù: io sono la via, la verità e la vita.